nuovo video dedicato a Wish e questa volta si tratta di un video che in realtà mi avete richiesto voi sotto a un vecchissimo, no, vecchissimo è esagerato, però sotto a un video di Wish che avevo fatto tempo fa, che poi vi lascio nell'info box, in cui avevo provato ad ordinare un finto iPhone che costava intorno ai 30 euro, 36 euro. Adesso il prezzo preciso non me lo ricordo, però appunto vi lascio il link nell'info box. E sotto a quel video mi avevate chiesto in tantissimi di provare ad ordinare un iPhone X finto e io così ho fatto, cioè voi me l'avete chiesto, io l'ho ordinato, quindi è arrivato il mio iPhone X finto comprato su Wish, che però visto così sembra assolutamente un iPhone X vero. Allora, intanto aspettate che recupero l'ordine perché questo è stato abbastanza veloce. Tra l'altro, ho qui anche il mio telefono, così poi possiamo fare un confronto effettivo perché l'altra volta non avevo il telefono simile a quello che avevamo ordinato. Quindi era già più difficile ricordarsi le differenze, invece in questo caso ce le avremo tutti e due insieme. Sono stracuriosa e gasatissima, però appunto andiamo con ordine. Io avevo acquistato questo telefono finto il 2 giugno del 2018 e mi dava la consegna entro il 18 luglio. In realtà è già arrivato ed è arrivato addirittura a fine giugno, quindi ha impiegato meno di un mese ad arrivare, una cosa incredibile, ma anche perché il prezzo di questo rispetto a quello dell'altra volta è decisamente più alto, però sembrerebbe anche molto più alta la qualità, anche perché se confrontate le due scatole praticamente sono assolutamente identici. Adesso ci sarà anche un problema di luci, quindi ve le metto vicine, però cioè se le guardate praticamente è quasi impercettibile la differenza. Ce ne sono un paio tipo per quanto riguarda il logo, nel senso che anche qui c'è il simbolino della Apple, però quello dell'iPhone originale è riflettente, quindi riflette la luce, mentre questo qui è solo stampato sopra. Stessa cosa per il retro, quindi ci sono veramente differenze impercettibili. Adesso poi li guardiamo meglio insieme. C'è un po' di differenza anche nel carattere in cui è stampata la scritta, però insomma, adesso poi ci spostiamo e li guardiamo nello specifico. Volevo dirvi il prezzo: l'ho pagato 109 euro e ho pagato 10 euro di spedizione questa volta, però alla consegna, quindi quando è arrivato il postino, imballaggio perfetto, tutto perfetto, però quando è arrivato il postino mi ha chiesto ancora 19,41 euro, credo che fossero i diritti doganali, ma non sono sicura. Però appunto in tutto è costato sicuramente di più rispetto a quello che avevo pagato l'altro, anche se dell'altro erano più alte le spese di spedizione. Su questa cosa su Wish trovo che siano un po' furbetti. Sapete che ogni volta in ogni video di Wish mi lamento delle spese di spedizione, non mi è quasi mai capitato di trovarle basse. Ma tra l'altro stavo notando adesso che pure lo spessore delle due scatole è assolutamente identico. Io sono veramente super curiosa di spacchettarlo, infatti non vedevo l'ora che mi arrivasse, non vedevo l'ora di fare questo video perché non lo so, queste cose mi gasano tantissimo. E poi Wish nasconde sempre grandi sorprese. Adesso 10 minuti dopo il disagio, però no, in teoria dovrebbe essere un doppione abbastanza realistico dell'iPhone. Dalla confezione sembrerebbe di sì. Beh, come dicevamo, sicuramente le due confezioni sono molto molto simili tra loro e probabilmente in videocamera lo sembreranno ancora di più. Differiscono, se vedete, per i colori: questi sono molto più vivi, molto più nitidi, questi qua sono leggermente più opachi, poi c'è una differenza un pochino nei caratteri con cui sono scritte, ma sono tutte e due per esempio rialzate, quindi diciamo che non avessi avuto questa da confrontare sarebbe stato difficile trovare la differenza. Hanno tutti e due la mela su entrambi i lati, quindi sia qui che qua sopra, però come vi dicevo la mela di quello della Apple è riflettente. Adesso non so se riesco a farvelo vedere, però quella della confezione originale rimane leggermente riflettente, mentre questa qui è totalmente opaca, ma penso che in videocamera questo neanche renda. Hanno entrambi la scritta sia su un lato che sull'altro e poi sul retro invece differiscono parecchio, infatti qui si può distinguere il modello originale da quello non originale. Questo qui è quello originale, questo invece è quello fake, quindi diciamo che sul retro la differenza si vede nettamente. E adesso sono super super curiosa di aprirlo e confrontare che cosa contiene la confezione. Intanto, a parte che è leggermente rovinata, quindi riusciamo a distinguerla da quello, però andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Anche qui c'è il cosino che si trova nell'iPhone, anche se è fatto in modo diverso. Non tanto per il disegno sopra, però non so se vedete, quello dell'iPhone è molto molto più spesso, mentre questo qui è piccolino, cioè
è tipo un fogliettino, quindi questa è la prima differenza sostanziale che ho trovato. E qui dentro vediamo se c'è il cosino per la scheda, ma non credo, esatto. Non c'è niente per andare a togliere la SIM. Proviamo. No, vabbè, c'è all'interno anche il cosino per la SIM. Quindi c'è la stessa cosa che si trova all'interno di questa confezione, solo che in questo caso è posizionata proprio su questa cartina. E qui c'è scritto Welcome to iPhone e ha il Face ID come l'iPhone X, che penso sia la cosa più caratteristica dell'iPhone X, cioè non ci sto credendo. Vediamo cos'altro c'è nella confezione. Ci sono gli auricolari che sono molto molto simili a quelli dell'iPhone, forse più che dell'iPhone X che sono così. Questi qua sono più simili agli auricolari che si trovavano negli altri telefoni perché qui dietro non ci sarà il jack, adesso guardiamo però, perché per il resto sono veramente molto molto similari. Allora, cerchiamo di toglierli questi qui. Hanno anche il tastino per alzare e abbassare il volume e mi sembra che siano dei veri e propri auricolari. No, vabbè, questa cosa è incredibile. A parte che il filo è lunghissimo. Sì, forse l'unica cosa che manca così a colpo d'occhio è appunto il jack per adattare l'ingresso delle cuffie. Però vediamo man mano che andiamo avanti. Ecco, il caricabatteria è leggermente più piccolino, però c'è la mela disegnata sopra e ha addirittura la pellicola come quello dell'iPhone, quindi la pellicola opaca che è fatta in questo modo. Il caricatore ha l'ingresso USB e qui c'è il cavettino USB che tra l'altro è fatto, no, vabbè. Ma è identico a quello dell'iPhone. Io sono sconvolta, guardate l'ingresso, probabilmente entra anche nel mio iPhone X. È fatto veramente benissimo, sì. Finora l'unica cosa che manca è appunto l'adattatore del jack delle cuffie e per il resto nella scatola non c'è più niente. La plastica qui è incollata ed è leggermente più grigiastra, più sporca rispetto a questa e appunto gli scomparti sono un po' diversi, ma perché sono diverse le cose che si trovano. E ora finalmente possiamo passare ad aprire l'iPhone, che così risulta parecchio diverso. Adesso andiamo a prendere quello originale, così vediamo le differenze. Prima di tutto, questo è leggermente, cioè sul retro è fatto molto molto simile, sul davanti differisce soprattutto in questa posizione, quindi qui c'è una fotocamera in più mentre qui non c'è. Adesso andiamo a togliergli tutta la parte protettiva, quindi via questa pellicola e anche questa cosina qua che non so assolutamente a cosa servisse e ha lasciato un sacco di appiccicaticcio sull'iPhone finto. Qui sul fondo sono abbastanza simili, c'è sempre un ingresso solo per il caricabatteria e poi ci sono tutti gli altoparlanti. Sul retro praticamente è impercettibile la differenza, cioè sono totalmente identici. L'unica cosa che differisce leggermente è la fotocamera, però credo che in video non lo stiate vedendo più di tanto e soprattutto questo rimane un po' più grigio, mentre questo qui è assolutamente totalmente più bianco. Da questo lato hanno le stesse cose, qui c'è il tastino che appunto aveva sopra quella pellicola che abbiamo tolto e si è un po' rovinato, però per il resto sono uguali. Qui c'è la slot per la SIM e dall'altra parte anche sono molto simili, anche questo ha il tastino per abbassare il volume che è fatto nello stesso modo, stessi disegni, quindi stesse righine sia qua sopra che qui sotto, cioè a colpo d'occhio sicuramente non avendo l'altro di fianco non si riescono a distinguere. E qui sopra c'è già anche la pellicola protettiva, cosa che sul mio non ho. Adesso facciamo un test e proviamo ad accenderlo sperando che funzioni. No, vabbè, non ci sto credendo, esce addirittura la mela? No, ma è uguale? Adesso sta dentro il sistema operativo iOS, è veramente un iPhone mancato. Is starting, ecco, questo qui non è simile all'iPhone, in questo caso non lo è per niente. Però io voglio capire se il Face ID funziona davvero, se si sblocca. E voilà, ce l'abbiamo fatta. Praticamente, no, qui cosa sto facendo? Sto già attivando la fotocamera, no, io volevo vedere com'era all'interno. Praticamente la schermata è esattamente uguale a quella che c'è nella confezione. Proviamo a sbloccarlo, no, vabbè. Non ci credo, ha dentro le applicazioni, ha lo stesso sfondo dell'iPhone, ha le applicazioni con la stessa forma dell'iPhone. Adesso voglio provare semplicemente a connetterlo a internet per capire. No, vabbè, io sono sconvolta.
connettiamolo a internet. Purtroppo non si sta connettendo al wifi, non riesco a capire come mai, quindi ho cercato di attaccare l'hotspot da questo, eccolo qui. No, ho sbagliato, iPhone di Chiara, e metto la password e così in teoria dovrebbe essere connesso a internet. Che io sto aspettando che appaia lì la connessione, beh, non c'è la cosina del 4G perché non c'è dentro la scheda, però speravo che apparisse la connessione, ma per ora non la vedo, quindi non ci resta che provare ad andare su Safari, ok, e proviamo a cercare YouTube a questo punto, così capiamo se si è connesso. Strana questa cosa di non riuscire a vedere se si è connessi a un wifi o a una rete normale. No, io voglio cercare, però cos'è questa cosa qui? Diamogli, ma non riesco a dargli invio però in questo modo. YouTube space invio not available, quindi non si riesce a connettere a internet. Ma come mai? Non so se è perché non c'è la schedina all'interno o perché semplicemente non si può connettere a internet. Proviamo ad attivare anche il Bluetooth, così vediamo se magari in questo modo si connette. No sim, però c'è tutto come nell'iPhone, incredibile. Vedete, qui si può mettere il Face ID, cioè si può attivare l'Apple Pay, iTunes, gli App Store, Safari, cioè c'è tutto uguale. Quindi come faccio? Setup Face ID. Anzi, potremmo anche poi metterlo in italiano. Adesso provo ad attivare il Face ID e vediamo se funziona. No, vabbè, Face ID is now set up, quindi è pronto il Face ID. Io non voglio mettere il codice, ma voglio provare se bloccandolo e guardandolo si sblocca. In teoria, se ci clicco sopra, dovrebbe sbloccarsi. Però vedete la differenza? Questo qui, se ci cliccate sopra non succede niente, invece questo, cliccandoci sopra, si vede tutto quello che c'è nel telefono, quindi questa cosa è nettamente diversa. E poi un'altra differenza sostanziale, secondo me, è proprio che questo ha lo schermo intero, mentre questo qui ha la forma che ha anche l'iPhone, però vedete che questa parte e questa parte dello schermo sono assolutamente nere, mentre nell'iPhone è proprio schermo intero, cioè il bello è proprio che è borderless. Comunque adesso proviamo a puntarlo verso di noi e a vedere se per caso si sblocca. Vediamo, no, però non sta succedendo niente nonostante io abbia inserito il Face ID. E riesco comunque a entrare nel telefono? Ah sì, senza inserire password né niente, quindi magari ho sbagliato semplicemente. Ah ecco, forse dovevo metterlo qui. Proviamo a ribloccarlo. Ah già, qui bisogna cliccare, però no, non succede niente se mi vede, quindi questa cosa dovrò provarla un po' meglio. Però già il fatto che abbia addirittura il Face ID inserito è una cosa grandiosa. Mi dispiace solo che non si riesca a connettere a internet, non riesco a capire il motivo sinceramente. YouTube, vediamo se ce lo trova per caso. No, allora proviamo ad andare su Google, perché in teoria dovrebbe essere connesso al mio wifi Google, e dice che non è raggiungibile la pagina. Non capisco perché non si connette, forse è proprio un problema di wifi. Proviamo a spegnerlo e riaccenderlo. Ok, vediamo se si connette. Zero, non riesco a connetterlo, secondo me qui sta la fregatura. Ora direi che proviamo a fare un paio di foto così le confrontiamo, perché guardate anche nella parte delle foto, praticamente è uguale a quella dell'iPhone, solo che nell'iPhone si scorre così facilmente, mentre qui non si riesce per niente a scorrere. Non so per quale motivo. Si può attivare il timer come nell'iPhone, è esattamente identico, però non mi fa cambiare modalità di fare le foto. Ma come mai questa cosa? Vabbè, proviamo a fare una foto normale. Non mi sembra niente male neanche per quanto riguarda i colori delle foto. Allora, questo qui è nettamente più nitido, ma insomma è anche proprio il prodotto originale di categoria super elevata. Questa foto invece è leggermente più opaca, diciamo, però i colori sono abbastanza fedeli alla realtà. Anzi, vi dirò, col mio occhio naturale vedo più i colori così che non così, sinceramente, con la luce che c'è in questo momento in casa, quindi sono molto sbalordita anche da questo. Provo a farne una anche all'esterno. Ok, all'esterno questo qui decisamente male, a parte che ha proprio uno zoom ottico diverso, ha un tipo di fotocamera totalmente diverso, però ha reso i colori
molto 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 più illuminati, molto più luminosi rispetto a quelli che sono nella realtà. Questi qui sono assolutamente fedeli dal vivo, nel senso a occhio nudo vedete assolutamente questo. Questi qua non li trovo altrettanto fedeli, però insomma, per essere un telefono che è costato 100 euro rispetto ai 1300 di questo, direi che non ci si può lamentare, cioè fa già grandi cose. L'unico problema è che se non si connette al wifi non riusciamo neanche, per dire, a vedere la qualità in cui si vede un video. E l'altra cosa che volevo capire era: non c'è il jack delle cuffie, quindi se non c'è l'adattatore per inserirlo bisogna poi comprare un jack a parte. Oh mamma, cosa è successo? Home, e mi riporta a questa schermata. Tra l'altro non ho sistemato la data, non ho sistemato le impostazioni. Vedete che il touch è leggermente meno, molto meno sensibile, in realtà non leggermente meno sensibile, però ci sono già le applicazioni integrate, c'è WhatsApp che qui appunto andrebbe connesso a internet eccetera, c'è Twitter, c'è Facebook, lo sfondo è quello classico che c'è in tanti iPhone. Vediamo il calendario com'è. Il calendario è uguale praticamente, molto molto simile. Siamo al 29 giugno e non al 29 settembre, però per il resto è simile. Diciamo che il colore dello schermo in questo caso è molto meno fastidioso. In questo caso dal vivo è veramente un colore che sinceramente sembra più bello in videocamera questo qui, però vi assicuro che questo tra i due è il migliore. Comunque ci sono sì tutte le app esattamente come nell'iPhone X installate. Mi dispiace che purtroppo non si riesca a connettere a internet, perché avrei voluto provare a vedere un video o comunque a sentire una canzone piuttosto utilizzandolo, giusto per capire com'era la qualità audio. Però per il resto, nel male, per averlo pagato 100 euro è sicuramente un telefono molto carino. Ecco, devo ancora abituarmi a questa cosa. Diciamo che le differenze poi ci sono, saltano all'occhio una volta che lo si prova, però vedendoli sul subito e così a colpo d'occhio non sono così diversi, se non appunto quando si va nel dettaglio. Adesso comunque voglio poi capire come mai non sia connesso al wifi, questa cosa voglio risolverla perché ci tengo tantissimo a provarlo, quindi nel caso lo riproveremo insieme appena avrò capito qual è il problema. Volevo anche provare a scaricare qualche app, però non si riesce, tipo Instagram, così vedevamo delle foto. Però per il resto davvero sono rimasta super stupita. C'è la parte dei messaggi che è fatta uguale, con tutto abilitato anche ai message, c'è la borsa. No, no, c'è proprio tutto, è solo la questione del wifi da risolvere, ma per il resto ottimo prodotto, comunque molto molto particolare. Peccato questa cosa del wifi, questa roba per esempio nell'iPhone non esiste. Device, ah, e qui ci sono praticamente tutte le cose che disso. Ah no, cioè è uguale, anche qui funziona allo stesso modo, quindi dà il wifi acceso, però non lo prende. Qui si può migliorare la luminosità dello schermo, l'audio, anche questo alla torcia, che è qui esattamente come nell'altro, anche se quella dell'iPhone non so se vedete in videocamera, però dal vivo è nettamente più potente, ma la schermata è assolutamente identica. Anche qui non riuscirei a notare differenze se non per la presenza di questo pallino, che sinceramente non è molto utile, non trovo che sia molto congeniale. No, no, davvero sono rimasta super super sbalordita. E niente, quindi questo era tutto per quanto riguarda l'unboxing barra video spacchettamento barra real vs fake, quindi per quanto riguarda il nostro iPhone X finto che ho ordinato su Wish. Io voglio assolutamente continuare questa serie di video perché mi piacciono tantissimo e ogni volta, cioè, ho scovato delle cose che sono veramente fantastiche, alcune le ho già ordinate, quindi poi man mano vedrete i video di confronto, però non lo so, mi piacciono tantissimo, mi piace un sacco vederli e mi piace un sacco averli tra le mani e quindi maneggiarli, trovare le differenze. Non so, è proprio una tipologia di video che a me piace, però come sempre fatemi sapere anche voi se può essere utile. So che questo me l'avevate richiesto, quindi spero di essere stata all'altezza delle aspettative, ma come sempre aspetto di sapere tutto nei commenti qui sotto. E mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e assolutamente fatemi sapere se ci sono altre cose che volete che prenda su Wish e che magari confrontiamo con altre cose che ho già. Per esempio pensavo di prendere un finto MacBook, ne ho trovati che sembrano bellissimi e soprattutto molto molto fedeli a quelli reali, quindi sono abbastanza curiosa di provare anche quelli. Però tutte le idee che vi venissero fatemele sapere, così mi ingegno e poi registriamo il video insieme. In ogni caso io smetto di parlare, vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani col nuovo video. Ciao!